dopo questa fantastica presentazione sicuramente avremo un'altra presentazione eccezionale da parte del CEO di CTO di Smart City Corporation, la dottoressa Giulia Agrosì. Buonasera, inizio con una domanda epocale. Ma nel metaverso viene calibrata l'aria condizionata? L'avrei fatta anch'io. Perché qua ci stiamo congelando in questa postazione. Perché mi chiedo se il metaverso prevede anche che ogni essere umano sprigiona 65, io sono un architetto, quindi ogni essere umano sprigiona 60 watt al minuto, e quindi noi, insomma, in base alla capienza dell'aria, della stanza, dovremmo calibrare poi l'aria condizionata. Dottoressa, sicuramente noi stiamo facendo un test. Architetto, un non mi chiami dottoressa? Un esperimento. Va bene, comunque io mi discosto un po' da quello che hanno detto i colleghi, tra l'altro molto molto interessante, li ho ascoltati con grande ammirazione, poi sono giovanissimi, quindi loro sono veramente nativi digitali, entrano in questo mondo, cioè nascono già in questo mondo, che non è il mio, perché io insomma sono un po' più age rispetto a loro, e quindi ho aperto questa città, questa Smart City Corporation, questa startup innovativa, che è una startup, la prima startup femminile europea che si occupa di città intelligenti. E allora, visto che noi abbiamo questo passaggio epocale tra il vecchio e il nuovo, no? Io lo definisco sempre un secondo movimento moderno, no? Attraversiamo questo periodo come quello che abbiamo vissuto a cavallo tra le due guerre, quindi un secondo razionalismo stiamo vivendo, una nuova era, no? Che ci trasforma completamente. E ovviamente noi siamo un po' più, diciamo, age, no? Un po' più meno pratici, ecco, in questo ambito. Io ho sentito di parlare di NFT, parlare di tutte queste cose che per me veramente, io parlo l'arabo, ma questo è peggio dell'arabo secondo me. Però credo che in realtà sia importante relazionarsi con il metaverso, perché il digitale è il futuro, e quindi capire come le città intelligenti si possono sviluppare attraverso anche il metaverso, no? E quindi iniziamo il nostro tour, se qua funziona qualcosa. Voilà. Allora, iniziamo con la prima domanda. Noi oggi, scusate, oggi parliamo di tecnologia, innovazione, transizione, sostenibilità, ma tutto questo come si relaziona con il territorio e il mondo del metaverso? In realtà io credo che ci siano delle forti attinenze con questo mondo, perché è lo studio di una città, come sapete tutti, noi siamo cittadini, viviamo quotidianamente in una città, quindi sappiamo perfettamente quali sono le azioni da mettere in campo e quali sono le iterazioni. Loro parlano di operabilità, interoperabilità. Io parlo di intersettorialità, che forse sono un po', diciamo, sinonimi come parole, no? No, mi dicono dalla platea che non sono sinonimi. Io definisco la città un corpo umano con i suoi chakra, e quindi questi chakra devono lavorare in maniera sinergica, e per lavorare in maniera sinergica probabilmente devono essere studiati e analizzati in maniera idonea. E questo può avvenire soltanto, diciamo, se si conosce bene il territorio. E l'opportunità che ci dà il metaverso probabilmente è proprio questa, di anticipare attraverso uno studio virtuale lo sviluppo di una città in digitale, no? Tutti diciamo, i sistemi di Building Information Modeling, che voi non avete nominato sino ad ora, sono i sistemi che noi applichiamo negli edifici e nella manutenzione, nella costruzione, nella progettazione, nel ciclo del progetto e di vita di un edificio, e così anche nella progettazione quotidiana di qualsiasi programma che viene messo in campo. Probabilmente attraverso il metaverso noi siamo in grado di simulare delle azioni e delle strategie che, vedendole in maniera reale, virtuale, scusate
oppure attraverso il metaverso abbiamo ovviamente un'impressione completamente diversa. Io, facendo l'architetto, spesso quando ho il committente davanti, in realtà faccio assistenza tecnica ai governi, però quando devo parlare con un ministro o un primo ministro, certamente spiegare un'azione strategica da mettere in campo attraverso il metaverso chiaramente fa una discreta differenza. Quindi andiamo avanti. Volevo soffermarmi, ma so che non abbiamo molto tempo a disposizione. Per esempio, un tema molto importante che viene oggi ampiamente discusso in giro per il mondo è il tema della sostenibilità. Probabilmente questo tema, sviluppato attraverso il metaverso, può dare sia un'azione, sia una realtà concreta di quello che si può sviluppare, sia anche un'analisi dei rischi attraverso le matrix che noi mettiamo in campo, le matrix dei rischi che noi mettiamo in campo. Probabilmente possiamo sviluppare il metaverso e quindi avere una concreta idea di quello che si potrebbe assolutamente realizzare. Questo avviene anche per l'innovazione, per la transizione, quindi tutti gli impianti energetici che noi possiamo sviluppare all'interno di una città, e poi anche la partecipazione del cittadino in maniera concreta, e quindi la relationship, no? Che si instaura tra il cittadino e la municipalità. Quindi ci sono una serie di azioni che possono essere assolutamente tenute in conto, che diventano molto interessanti da sviluppare nel mondo del metaverso. Mi pare di capire che questo non sia poi un sistema così nuovo, e forse i miei colleghi possono sicuramente darmi atto di questa cosa. Credo che il metaverso sia una versione rivisitata di Second Life. Diciamo che c'è una trasposizione, una rivisitazione di questa Second Life in questa nuova era digitale. Quindi, come potremmo definire mi preparo sempre gli speech, ma poi vado a braccio. Quindi, come potremmo definire una città intelligente, secondo voi? Lo chiedo a voi, al pubblico, lo chiedo. No. Ci sono delle azioni da mettere in campo, sicuramente. Quali sono le prime azioni che noi dovremmo mettere in campo per definire una città intelligente? Cosa? La connessione, i servizi e cos'altro? Sostenibilità. Sostenibilità e cos'altro? Sicurezza. Cos'altro? E poi l'interscambio. Com'è? L'interscambio. Ma c'è poi la conoscenza del territorio, perché noi tutte queste azioni le potremo mettere in campo, che sono tutte azioni giuste, quelle che voi mi avete menzionato, ma le potremo sicuramente mettere in campo soltanto con la conoscenza del territorio e con la raccolta dei dati. Quindi in questo il metaverso potrebbe sicuramente aiutarci ad avere una visione più avanzata, con una simulazione della raccolta dei dati all'interno di una città, dando sicuramente degli indicatori, perché sono gli indicatori che poi ci danno la costruzione e l'implementation di un progetto. Per cui questa è l'azione primaria da mettere in campo unitamente agli indicatori. Questo lo chiedo ai miei colleghi che sono tutti virtual managers. Noi possiamo dare degli indicatori al metaverso? Possiamo stabilire degli indicatori quando costruiamo un metaverso? Cioè, se io voglio costruire una città intelligente in modalità metaverso o metaversi, che forse è più corretto, dovrei dare una serie di indicatori che mi sviluppano la città secondo gli indicatori che io vado a stabilire, secondo le needs, quindi i bisogni del territorio. E questo è possibile farlo? Volendo, sì. Volendo sì, perché sino ad oggi, ecco, per esempio, quando noi parliamo di orti urbani, perché noi sviluppiamo anche orti urbani nelle città intelligenti, il progetto che mostrava il collega prima è molto utile, anche come i progetti che sono stati mostrati da tutti gli altri colleghi precedentemente. Ora, i sistemi analitici di una città intelligente, quali possono essere secondo voi? Nella programmazione e nella progettazione cosa bisogna considerare? Noi abbiamo due tipologie fondamentalmente. La prima è la città esistente
impostata su un meccanismo sistemico da utilizzare digitalmente, e questo è il nostro caso, perché noi viviamo in un continente vecchio. Io sono appena tornata da Riyadh, dal Cityscape Digital, una fiera, un evento futurista e dir poco, dove già volavano i droni nella line di NEOM, cioè. E così come l'anno scorso presentavano al World Congress delle Smart Cities, presentavano già i droni che trasportavano le persone in Corea e atterravano sui palazzi, per poi scendere attraverso i palazzi a terra. E qui parliamo di mobilità integrata. Forse questo potrebbe essere un approccio, in questo caso, nel nostro caso, cioè una città da ottimizzare a livello digitale, e lo studio, per mettere in campo uno studio nel metaverso di mobilità integrata, per esempio, che, di cui noi sentiamo tanto parlare, però poi alla fine la mobilità integrata in Italia non esiste nemmeno un regolamento, qua poi passeremo la parola all'avvocato, cioè abbiamo tante belle idee, perché poi gli italiani sono fantastici, però poi forse dovremmo un attimino coordinarle meglio queste idee, metterle in campo differentemente. Per esempio, la città vergine impostata su un meccanismo sistemico utilizzato digitalmente, abbiamo un esempio concreto. C'è qualcuno che mi sa dire qual è la città per eccellenza che brilla nel mondo come Smart City, dove tutto funziona e anche, diciamo, in maniera digitale molto avanzata? È Singapore. L'Asia è praticamente over the top, è il prototipo della città intelligente nel mondo. Io dico l'Asia in generale perché poi comprende la Corea, comprende altre città che sono iper avanzate e che noi sicuramente possiamo prendere come modello, ma come modello, diciamo, da riadattare ai nostri sistemi, che sono molto più complessi. Aspettate un attimo, qua. Ora, i modelli operativi della città che la Smart City mette in campo, noi come società, sono appunto: la Smart City ha un modello collaborativo, e il modello collaborativo immagino che voi sappiate quale sia. Va avanti, così saliamo insieme. E c'è il modello tecnologico, e quindi qua ci riferiamo a loro. Nel modello, questi modelli sono sicuramente interconnessi tra di loro, perché è fondamentale l'azione di interconnessione e di intersettorialità all'interno di una città. E quindi che cosa abbiamo? Nel modello collaborativo noi abbiamo il cittadino, perché il cittadino diventa attore principale della città e dello sviluppo di una città anche nel metaverso, perché siamo noi che creiamo gli spazi, siamo noi che dobbiamo mantenere vigile la nostra coscienza a rimanere sì in un mondo virtuale, ma essere coscienti che esiste una realtà, e quindi riuscire a combinare e a sposare queste due, questo sistema dicotomico che stiamo vivendo, e riuscire a conciliarlo. E quindi questo lo possiamo fare sicuramente anche interagendo con il modello tecnologico e con la municipalità, però ecco, per vedere come una interazione concreta si possa sviluppare, come dicevo appunto prima, possiamo utilizzare sicuramente i metaversi. Quanti minuti ho ancora a disposizione? 30 secondi, vado più velocemente possibile. Quindi che cosa abbiamo? Abbiamo la roadmap City, che è sicuramente la parte principale che va a costruire la città, ad analizzarla la città, le action che vengono messe in campo in tutti gli ambiti di costruzione della città, gli obiettivi che noi andiamo ad utilizzare, che ci poniamo nella città con i diversi timetable, e quindi con le diverse scadenze di progettazione, di progettualità e di attuazione degli obiettivi, e alla fine abbiamo queste strategic action plan che andiamo a mettere in campo. Ovviamente tutto questo noi lo possiamo relazionare con il mondo del metaverso, sviluppando appunto
ipotesi e dando degli input al sistema virtuale per creare delle azioni e vedere quanto queste azioni possano generare reazioni utili allo sviluppo e quindi l'efficacia, l'efficienza, l'implementazione e i risultati, quindi alla fine la sostenibilità del progetto. Questo noi lo possiamo sicuramente trasferire nel mondo virtuale, nel metaverso, con l'artificial intelligence anche, e visionare e avere la possibilità di renderci conto di quanto questo possa essere sicuramente reale. E ovviamente poi che cosa abbiamo? Abbiamo un progetto pilota che si va a creare, abbiamo delle pubbliche private partnership che si creano come progetti pilota, degli esperimenti di ricerca nell'ambito tecnologico, dei modelli pilota che possiamo trasferire su altre città e quindi di creare dei prototipi in metaverso che possono essere sicuramente trasferiti ad altre città che hanno delle tematiche simili e poi creare veramente un vero e proprio modello di smart city, ovviamente legato sempre nella ricerca, alla ricerca digitale delle infrastrutture. Cosa abbiamo? Abbiamo quindi un sistema, una nuova dimensione di città che chiaramente si collega all'integrazione fisica di sistemi digitali, quindi questo sempre analizzato attraverso il metaverso, ma non solo, anche attraverso gli IoT, quindi l'Internet of Things, i BIM, i GIS, cioè attraverso tutti i sistemi digitali integrati con il metaverso. E quindi abbiamo l'identificazione delle sfide, delle opportunità, queste condizioni, queste azioni che mettiamo in campo nella città ci offrono. Questo che cosa genera? Genera sicuramente una realtà che può essere vissuta anche in maniera virtuale, quindi questo spazio esterno rappresenta nelle stesse modalità la realtà del metaverso che poi viene trasferita alla realtà reale. Ora, tutto questo ovviamente si sviluppa in una città come? Generando questa intersettorialità di cui vi parlavo prima, di questi centri, di questi chakra che appartengono alla città, che sono i punti nevralgici, sono i chakra nevralgici della città, quindi la mobilità, la sicurezza, come dicevate prima, la gestione idrica, l'illuminazione, perché noi siamo anche in grado attraverso una smart city con delle hub service e delle smart room di monitorare e di regolamentare l'intensità luminosa a seconda dei passaggi dei cittadini, e qua poi il discorso diventa troppo lungo. In chiusura andiamo subito. E quindi questa è un'ipotetica città che si sviluppa sul il metaverso e poi nella realtà. Questi sono gli ambiti: agricoltura, environment, infrastruttura, energia, urbanistica, industria e quant'altro, come si dice, in italiano. Questi ovviamente diventano ambiti tutti correlati tra di loro, che lavorano a 360 gradi unitamente, interconnessi tra di loro. Questo ovviamente li possiamo trasferire al mondo virtuale. Voi parlavate di formazione. Io ovviamente la sostenibilità, come abbiamo detto prima, si sviluppa in diversi ambiti: quello finanziario, economico, istituzionale, socioculturale e ambientale e tecnologico, e questi sono gli ambiti principali in cui la città si sviluppa e possiamo sviluppare nel metaverso. La conclusione è che noi abbiamo la definizione di smart city è che noi abbiamo delle azioni costanti, coordinate e controllate nel tempo, che generano una nuova dimensione digitale. Ovviamente questo sempre nel metaverso. Per quanto riguarda la formazione, la Smart City Corporation ha messo in campo il primo master internazionale che abbraccia tutti gli ambiti, incluso quello del metaverso, e il titolo del master si chiama Be Smart in the City, dura 7 mesi, è un master internazionale dove ci sono docenti di tutte le parti del mondo, di grossa levatura accademica. E se avete, perché secondo me la maggiore sfida è diventare uno smart citizen, un cittadino smart in quest'era contemporanea, attraverso il metaverso, attraverso tutto quello che volete, però credo che la formazione debba essere messa in campo come prima azione. E quindi questi sono i dati, la data d'inizio è il 20 ottobre e noi siamo a disposizione, abbiamo le mail e i numeri di telefono, se volete chiamarci saremo lieti di darvi informazioni.